Ciao a tutti, gioiini, sono Mario G10, bentornati e benvenuti in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Ragazzi, prima di tutto scusate la voce, ma è appena finita la gara tra Foggia e Trapani, dunque sono qui a fare il post partita, finita con il risultato di 2-2. Grazie alla rete al 97esimo di Lescano che mi ha fatto finire la voce così. E prima di andare a parlare della gara, come sempre io ragazzi vi invito a lasciare un bel mi piace, ad iscrivervi al canale che è molto molto importante e attivare la campanellina per non perdervi i miei prossimi video. Prima di partire con il video però, intro! Ok ragazzi, andiamo a parlare della partita. Diciamo il Trapani non è stata sicuramente una delle migliori partite giocate dal Granata. Diciamo passa in vantaggio il Foggia all'incirca al 20esimo con una rete veramente diciamo non delle migliori. Gli abbiamo regalato un gol praticamente su un'indecisione tra Benassai e Seculin. Benassai stava uscendo Seculin, Benassai di tacco e non sapendo che fare regala il pallone a Emausso che dato che Seculin era uscito conclude a porta vuota e dunque porta in vantaggio il Foggia. Poi il Trapani risponde al 45esimo nel primo dei tre, al 46esimo, scusate, nel primo dei 3 minuti di recupero con Canutè che come sempre dimostra che quest'anno ragazzi è veramente in forma. 3 gol in 3 partite per lui tra le due di Coppa Italia e questa di campionato e con un grandissimo assist di Caric con un pallonetto in mezzo all'aria dopo il rimbalzo mette la palla al volo sotto la traversa, dunque 1-1 Trapani. Si va così alla fine del primo tempo e il secondo tempo è subito disastro per il Granata che al 47esimo dopo 2 minuti diciamo Carraro in area di rigore spazza il pallone va a sbattere sulla testa di Sabatino che fa un autogol sicuramente sfortunato, ma quest'oggi diciamo la difesa è stata non delle migliori, ha combinato parecchi guai e anche secondo me dopo l'arrivo di Silvestri al Cesena che sta arrivando c'è da fare molto molto per questa difesa che secondo me non è da squadra che punta alla promozione in C, c'è qualche cosa evidentemente da sistemare in difesa e dunque arriva così il 2-1 del Foggia e più che altro la rabbia che ha avuto in quel momento non è stata sì, è stata sicuramente che perché il Foggia era in vantaggio, ma soprattutto per i gol che abbiamo preso, perché ragazzi gliel'abbiamo praticamente regalati e fortuna ha voluto che appunto il Trapani quella partita questa partita non l'ha persa con il gran gol al 97esimo su assist di Bifulco, un cross in mezzo liscia all'uscita del portiere del Foggia e di testa Lescano segna il gol che sicuramente gli dà un voto in più in pagella dato che diciamo ha avuto una prestazione secondo me da 5 in pagella, ma con il gol sicuramente il suo voto con il gol partita si è decisamente alzato. Dunque Trapani che parte bene ma non benissimo, però ragazzi se devo essere sincero un pareggio a Foggia con il grande stadio, il gran tifo, il gran calore della tifoseria, un ambiente molto molto caldo, anzi a proposito meglio averlo affrontato proprio alla prima giornata del Foggia così ce lo siamo levati diciamo davanti subito alla prima giornata in casa loro, così sicuramente magari andremo in qualche altra trasferta meglio con diciamo un ambiente meno caloroso e appunto stavo dicendo un pareggio che rispetto alla sconfitta che fino al 96esimo sembrava arrivare un pareggio che tutto sommato ci sta. Certo è che avrei preferito una vittoria, ma in questa prima giornata, calcio d'agosto, ovviamente abbiamo visto tante sorprese come il Picernò che ha battuto 4-1 l'Avellino, il Catania che ha pareggiato 0-0, la Cavese che sta vincendo nel primo tempo a Benevento, non so poi come è finita la partita, ma sicuramente tantissime sorprese. Dunque un pareggio che diciamo per il Trapani non è male, non è assolutamente da buttare. Adesso il Trapani giocherà questa domenica 1 settembre al Provinciale in casa contro il Picerno che appunto ha battuto l'Avellino 4-1 e quindi è molto sicuramente una squadra in forma in questo momento. Dunque ripeto, Trapani, Foggia Trapani, anzi 2-2.
Il Trapani che, diciamo, sfata la maledizione perché dal dopoguerra, dal 48 fino al 2011, in tutte e sette le gare Alpino Zaccheria aveva sempre vinto il Foggia. Il Trapani di Alfio Torrisi dice di no, pareggia 2-2 con le reti di Lescano e Canutè, dunque il Trapani che porta a casa un pareggio per la prima giornata di campionato. Ok ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace, ad iscrivervi al canale. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video, sempre Forza Trapani. Ciao!